Signor Presidente Figo, colleghi, signor Presidente incaricato. Vorrei iniziare, signor Presidente, con una valutazione di carattere personale. Circa 10 anni fa, nel novembre del 2011, ero presente in quest'Aula e ci fu chiesto come parlamentari di dare un voto di speranza, un voto da patrioti per salvare l'Italia. Si presentava un altro tecnico brillante con un curriculum del tutto invidiabile come il suo, con l'incarico appunto di guidarci in mari perigliosi, in tempi straordinari. Si chiamava Monti. Io sinceramente ho commesso l'errore più grande della mia carriera politica, perché da patriota, sono anche un militare, in quella circostanza ci ho creduto e al primo voto di fiducia ho dato un voto favorevole. È bastato un mese il successivo decreto Salva Italia, si chiamava così beffardamente, e votai già contro. Bene, quando si presentò Monti, l'Italia aveva poco più di 1.800 miliardi di euro di debiti. Dopo un anno che ci lasciò, avevamo oltre 2.200 miliardi di euro di debiti. Oggi, grazie alla maggioranza che siede a fianco a lei, composita, negli ultimi 10 anni da 2.200 miliardi siamo arrivati a oltre 2.500 miliardi. Lei, Presidente incaricato, ha un curriculum accademico, di studi, istituzionale, di un grande spessore, chi lo può negare? Sicuramente la sua competenza, la sua preparazione sono comprovate. Il tema è come utilizzerà questa competenza. Io credo che abbiamo tutto il diritto e secondo me anche il dovere, dal nostro punto di vista, di aspettare gesti concreti prima di darle la fiducia o qualche voto favorevole. Aggiungo, Presidente Draghi, lei è stato negli ultimi anni, oltre 10, Presidente della Banca Europea, Presidente della Banca d'Italia. E non è che era del tutto estraneo alle linee di guida di politica economica italiana. Non mi sembra che i risultati di questi anni, peraltro con governi per lo più tecnici, di larghe intese, esattamente come questo, certo questo è molto ampio, molto composito, abbiano mai dato quei frutti sperati per i quali si chiede senso di responsabilità. A questo, visto che io considero ampiamente il dibattito dei miei colleghi, soprattutto della nostra leader, esaustivo, quindi condivido esattamente tutte le valutazioni che sono state fatte ieri al Senato dal nostro capogruppo Ciriani, oscurato stranamente dalla RAI, oggi dalla Presidente Meloni, condivido già i ragionamenti che conosco, ma voglio aggiungere un'ultima riflessione e non è nulla di personale. Vede, anche la presenza nel suo governo del ministro Lamorgese conferma l'impossibilità da parte del nostro gruppo di darle la fiducia, perché vede, se l'avesse scelta come ministro dell'accoglienza, ministro dell'immigrazione, probabilmente poteva avere anche un senso, ma è ministro degli interni e ministro della sicurezza dei cittadini. Il governo nel complesso si occupa di sicurezza sociale, sicurezza economica, sicurezza sanitaria. Il ministro degli interni deve garantire la sicurezza ai cittadini, agli stranieri, per carità, deve garantire che le forze dell'ordine siano messe in condizione di operare nell'interesse dei cittadini e di essere anche loro sicure, e non è così. In tutti gli altri paesi del mondo durante l'epidemia si è quasi annullata l'immigrazione. In Italia l'immigrazione nell'ultimo anno è schizzata a livelli stratosferici rispetto all'anno precedente. Beh, penso che questa domanda qualcuno se la deve porre. L'insicurezza dei cittadini, proprio la sicurezza fisica, oltre quella delle forze dell'ordine, figuriamoci, è assolutamente calata in maniera drastica. Lei conferma il ministro Lamorgese, quindi per noi che abbiamo a cuore anche la sicurezza fisica dei cittadini, non soltanto tutti gli altri aspetti che attengono alla vita economica, sociale, ci mancherebbe, quelli sono il presupposto, ma la libertà, la sicurezza di
girare liberamente nelle proprie strade rappresenta un elemento centrale per il patto sociale tra Stato e cittadini. In questo anno il Ministro ha completamente fallito, lei lo ha confermato e anche per questo il nostro voto di fiducia non può che essere no.